Salve a tutti, in questo video vi faccio vedere come funziona il software Panorama Suite all'interno di 3D Survey Collection. Abbiamo l'esempio di una tomba ipogea in cui è stato praticato il laser scanner più alcuni panorami ad altissima risoluzione che hanno raccolto informazioni rispetto al colore. Attraverso un software di fotogrammetria sferica, di fotogrammetria normale ma con l'opzione sferica, qual è Photoscan, è stato possibile andare a riproporre i punti, a ricalcolare le posizioni e le rotazioni dei panorami sferici all'interno della scena 3D. Questi vengono esportati in un file TXT con i valori di posizione e rotazione. E tramite un add-on per Blender, all'interno di 3D Survey Collection, il Panorama Suite, è possibile andare a indicare il file testuale che rappresenta i panorami, eccolo qui, panorama 2 JPEG e poi le varie coordinate. Come escono da Photoscan e la cartella in cui si trovano i panorami stessi. Qui sono panorami a più livelli di dettaglio, 1K, 2K, 4K, fino a 24K che è la massima risoluzione. Sono stati sviluppati in questo modo in maniera tale da poter usufruire di livelli di dettaglio durante la visualizzazione dentro al software Blender 3DSC. Attraverso il pulsante Read Refresh Pano File vengono caricate in scena e istanziate le varie panoramiche. È possibile entrare dentro a una particolare panorama, inside pano, e vederla da dentro. Qui si possono impostare i livelli di dettaglio dei panorami. Adesso sono a 1K, in questo momento stiamo vedendo. E sono panorami a bassa risoluzione. Una volta sistemati i panorami all'interno dello spazio 3D, è possibile utilizzarli per dipingere ad altissima risoluzione delle mesh, in particolare la nostra mesh ottenuta con il laser scanner. Facciamo un esempio con questa parete di sinistra di questa tomba. È la tomba dei rilievi di Cerveteri e la selezioniamo, ne facciamo un modello più a bassa risoluzione perché non ci interessa ritesturizzare una mesh così tanto risoluta. E quindi selezioniamo tutti quanti i vertici del bordo, li andiamo ad isolare attraverso un vertex group, usciamo da questa modalità, entriamo nel modificatore Decimate, decimiamo tutto tranne i bordi che abbiamo messo in un gruppo di vertici che si chiama group e passiamo da 698.000 poligoni a circa un decimo. Esprimiamo questa stessa parete anziché con 700.000 poligoni, con 70.000 poligoni all'incirca. Non vi è un cambiamento drammatico nella caratterizzazione della superficie. Recupereremo poi l'informazione di apparente cambio di piano e, attraverso le mappe di normale, ma questo è alla fine del processo. Chi è confidente con il game engine e con i sistemi real time sa già di cosa parlo. A questo punto andiamo ad applicare questo processo e ad eliminare il nostro bordo. Ora la nostra mesh pulita può essere utilizzata per texturizzare. Buttiamo via tutti quanti i materiali che non ci servono, sono dei vecchi materiali di prova che avevo fatto. Perfetto. Ora l'oggetto lo possiamo texturizzare a partire da tutti questi panorami. Quindi premo il pulsante di genera materiale
lui va a riproiettare il primo panorama, il panorama 2. Quindi avremo la nostra mesh texturizzata a partire dal panorama 2. Il panorama 2, per intendersi, è questo. Tant'è vero che queste parti sono texturizzate correttamente, mentre questa parte qui è la proiezione di un pilastro che si trova al centro della sala. Sono questi i pilastri interni, quindi c'è un'ombra proiettata a partire da qua. Vogliamo aggiungere le informazioni che ci mancano. Sicuramente dovremo aggiungere questo panorama, il 5, è utile per texturizzare. Il 2 andava benissimo, potremmo usare anche il 3 e sicuramente il 6. Quindi i panorami probabilmente che useremo sono il 3, il 5 ed il 6. Proseguiamo in ordine e iniziamo con il 3. Andiamo a selezionare il panorama 3. Questo è l'uso del panorama 3 che funziona bene. Qua. Proprio lavoro suo, perfetto. Ok. Ora il panorama 3 rimane un pochino scuro. Andiamo a correggere questo comportamento che non è adatto a quello che ci interessa a noi. È un po' scuro, abbiamo detto, quindi andiamo in 3D Survey Collection, abbiamo esposto un nodo che ci permette di modificare il panorama in ingresso, panorama 3, e fare una cosa del genere. Ora prendiamo un punto mediano, anche perché dobbiamo ancora inserire un altro panorama qua, il panorama 6. Quindi prendiamo questo punto mediano, che deve essere quello che ci dà maggiore informazione qui, e qui probabilmente ritorneremo con il 6. Andiamo al 5, prendiamoli in ordine. Entriamo nel 5 e andiamo a dipingere il 5 qua. A questo punto ci interessa anche modificare anche questo di nodo e schiarirlo un po'. Eccolo qua, in modo tale da metterlo bene in evidenza. Andiamo al sesto adesso, sesto panorama. Andiamo a riportarlo qua. E a questo punto posso schiarirmi anche questo un po', andare ad aprire un pochino il colore. Posso utilizzare chiaramente un gradiente un pochino più basso, andare ad fondere i due livelli e creare un po' di transizione tra i due. Ci sono delle parti naturalmente dentro le invasi che non sono corrette, ma questo è perché il tipo di acquisizione fatta con questo progetto non permetteva di entrare dentro, quindi saranno delle cose che andranno restaurate in maniera manuale. Comunque, per sincerarsi di questo, è sufficiente entrare all'interno dei vari panorami. Panorama 2, per esempio, andrebbe leggermente scurito. Compensare leggermente. Abbiamo un problema di acquisizione sul pilastro centrale che andrà verosimilmente riacquisito. Andiamo nel panorama 6.